Un'oretta dopo aver fatto l'ultimo rinfresco a lievito madre, facciamo sciogliere lo zucchero nella dose dell'acqua e assieme alla farina prepariamo la tuolisi. Ci accertiamo che la farina sia stata completamente assorbita dall'acqua, copriamo, pesiamo i tuorli, il burro e li lasciamo a temperatura ambiente. E quando il lievito avrà raggiunto il raddoppio del suo volume iniziale, possiamo iniziare ad impastare. Il preimpasto, che si presenta già ben legato, ci consentirà di agevolare la formazione del glutine e di ridurre i tempi di lavorazione. E infatti l'impasto impiegherà molto meno tempo ad incordare. Continuiamo ad impastare a velocità medio-bassa fino a quando si presenta abbastanza liscio e omogeneo. Questa è la struttura giusta che deve avere un impasto prima di aggiungere gli altri ingredienti. Sempre a velocità medio-bassa, uniamo i tuorli in due step e facciamo incorporare bene la prima parte prima di aggiungere la seconda. Finito con i tuorli, è la volta del burro e lo possiamo inserire anche in questo modo, a mano. Impastiamo per un paio di minuti e ci siamo risparmiati il 90% del lavoro e anche un pochino di ansia che ci viene quando abbiamo paura di lavorare l'impasto eccessivamente. Lo rimettiamo in vasca e lo lasciamo andare ancora qualche minuto, giusto il tempo di essere sicuri che il burro sia stato interamente assorbito. Alla fine è così che deve risultare: liscio, elastico e semilucido. Deve lievitare in un contenitore imburrato ad una temperatura costante di 22 gradi. E se dopo 12 ore non sarà triplicato, lo metteremo a 26 gradi finché raggiungerà il volume previsto. A lievitazione avvenuta, lo sgonfiamo, lo riponiamo un'ora in frigorifero e nel frattempo ci pesiamo il resto degli ingredienti. Trascorso il tempo, in vasca versiamo il primo impasto, l'acqua, il pepe, il miele e la farina. E anche in questa fase non ci metterà molto ad incordare, perché anche qui partiamo con un preimpasto già ben formato. E mentre aspettiamo, sbattiamo energicamente per un paio di minuti tuorli e zucchero. Nel video ti mostro solo due inserimenti perché l'ho accorciato, ma l'emulsione di tuorli e zucchero va aggiunta in tre volte e la regola è sempre la stessa: facciamo assorbire bene la parte precedente prima di aggiungere quella successiva. E assieme all'ultima dose uniamo anche il sale. E quando la massa avrà assorbito bene il tutto, uniamo il burro e ripetiamo la stessa operazione che abbiamo fatto nel primo impasto. E per finire aggiungiamo le sospensioni. 2-3 minuti a velocità minima e abbiamo finito. Ora lo facciamo puntare al caldo a 28 gradi per un'ora in un contenitore leggermente imburrato. Dopodiché lo ribaltiamo sul piano di lavoro, pratichiamo un paio di pieghe di rinforzo, una leggera pirlatura e lo lasciamo asciugare per 30 minuti. Pirliamo di nuovo, lo trasferiamo nello stampo e lo mettiamo a lievitare a 28 gradi finché l'impasto avrà raggiunto i 5 cm dal bordo dello stampo. A questo punto lo mettiamo 30 minuti in frigorifero e poi accendiamo il forno. Arrivato il forno a temperatura, pratichiamo un taglio a croce non troppo profondo, un pezzettino di burro al centro e inforniamo. Questo è poco, ma è sicuro che ci farò anche la colomba a Pasqua, perché è buonissimo, anzi il più buono in assoluto che io abbia mai mangiato, dal sapore delicato e con una mollica incredibilmente scioglievole.